L'idea di questo corto è nata un anno fa, in realtà, quando Instagram ha allungato la lunghezza dei suoi video a 1 minuto. Ha fatto una specie di concorso aperto a chiunque a livello mondiale per pubblicizzare la cosa. E guardandoli vedevo che la gente che partecipava non si curava del mezzo, della questione. Digitale, iPhone, apertura a chiunque, eccetera. Restavano cortometraggi, sì, di 1 minuto, però veri, cioè cortometraggi con un budget, con dei materiali d'alta scuola, con una crew. E lì parlavamo con degli amici e ci siamo detti: ma vabbè, però il senso di questa roba qua è un po' sviato da questa cosa. Se tu fai una cosa per un social come Instagram che è aperto a chiunque, lo deve essere veramente fruibile da chiunque. Si può fare qualcosa con un budget veramente zero, con veramente solo quello che tu hai in mano e magari da sola, fatto veramente da una persona sola, e in più nella questione del 1 minuto si può veramente riuscire a dire qualcosa in 1 minuto. È stata la nascita di questo piccolissimo cortometraggio che appunto all'inizio durava 1 minuto. 1 minuto vuol dire che non ci sono crediti, non ci sono spazi per respirare parlando, e quindi adesso per poterlo poi rendere vero, poterlo rendere un lavoro fruibile è diventato 2 minuti, lunghissimo. Il grosso problema che la nostra generazione ha in tutto è: nessuno investe su di noi se qualcun altro prima non investe su di noi, e quindi questa roba rimane un circolo vizioso in cui alla fine nessuno investe su di noi. Quindi come si fa a fare qualcosa per dimostrare quello che siamo con quello che abbiamo, che è poco, cioè quello che possiamo permetterci autonomamente? Possiamo forse provare ad inventarci dei linguaggi nuovi, perché lo strumento è al servizio del linguaggio. È chiaro che se tu hai uno strumento da una macchina da 1 milione di dollari, hai delle altre possibilità. Avendo una macchina ridotta, cosa puoi fare? Puoi adattare il linguaggio. È quello che ho cercato di fare con questo corto qua, trovare un linguaggio in realtà. Il linguaggio è anche la fotografia, è anche la fotografia, è anche il montaggio, e poi è certo la scrittura. Ho scelto la città per parlare d'amore perché mi sembra che viviamo un'epoca un po' pigra sotto tanti punti di vista, per cui abbiamo creato una situazione in cui usiamo la parola amore per tutto quello che ci fa stare bene e non amore per tutto quello che ci mette in discussione o ci mette in difficoltà. In mezzo abbiamo totalmente cancellato il lessico, non esiste più un lessico per descrivere tutto quello che c'è in mezzo. L'amore è una roba rarissima, cioè, è incredibile usare amore 50 volte nella vita per 50 volte per 50 persone diverse. Boh, mi sembra incredibile perché l'abbiamo fatto, perché andiamo un po' verso questa direzione del ma sì, dai, ma che tanto, no? E quindi ogni cosa diventa uguale a un'altra, ogni persona diventa uguale a un'altra. Nella nostra vita poi la presenza o l'assenza diventano la stessa cosa, creando una situazione per cui tutto è uguale, ogni cosa è uguale a un'altra. Mi è sembrato che se noi mettessimo lo stesso impegno che mettiamo nella costruzione delle città, costruiamo queste città incredibili, a volte sotto certi punti di vista bruttissime, sotto certi punti di vista bellissime, se noi impiegassimo la stessa pazienza per costruire, per investire nella conoscenza e nella fiducia nella persona che scegliamo, saremmo felici. Invece tendiamo a lasciare le cose a metà. Ah, è andata male, no, non ce la faccio, via, fine. E ricominciamo, e ricominciamo, e ricominciamo. Resta tutto sempre un perenne cantiere, invece di diventare una città. Le città restano alla fine, cioè per costruire Venezia ci sono voluti 2000 anni, per costruire Settimo Torinese meno. Però la qualità della vita cambia, perché non è il tempo di per sé quanto la pazienza. È pazienza, cioè se tu decidi di investire
tutto quel, il tempo che viene dopo non è sprecato, non può essere sprecato, e tu stai consapevolmente investendo, che non vuol dire quelle robe sciocche che ci diciamo di ah, perdi tempo, ma cosa fa, ma perché? E perché? Perché la volta in cui incontri qualcuno di cui hai veramente stima e ti rendi conto di questa cosa qua, forse vale la pena investirci del tempo, magari non tutta la vita, magari arriverà qualcun altro, ovviamente, però il tempo in cui la stima rimane vale la pena, quel tempo lì è la costruzione, il tempo in cui tu osservi, il tempo in cui tu capisci che tutto quello che viene dall'altro non può essere sciocco, tutte le reazioni, tutte le incazzature, le robe brutte che ci si dice arrivano da qualcosa. Allora, se tu decidi che hai stima di quella persona, hai stima della situazione che si crea, forse avere un po' di pazienza vale. Sì, il corto si chiude con un'inquadratura di due mani di due donne molto anziane, che si presuppone, avendo ascoltato prima, che siano riuscite a fare questa cosa qua, cioè mantenere la stima. Aggiustando dove c'era da aggiustare, facendo bene i calcoli per mettere le fondamenta, no? Quelle robe lì. Allora, forse piano piano, invece di dirti Madonna, che palle, sono 30 anni che stiamo insieme, invece dici Madonna, guarda lo skyline di questa roba che abbiamo creato in 30 anni, guarda lo skyline di questa roba che abbiamo creato in 60 anni, quella roba lì resiste poi le generazioni dopo. Ed è forse un po' l'unica roba che vale, su cui vale la pena investire, perché se alla fine arrivi all'età di quelle due persone nell'ultima inquadratura del corto da solo, puoi aver fatto un po' la qualunque nella tua vita, che tanto se non l'hai condivisa costruendo quella città che resta il ricordo comune, boh, è inutile, è inutile perché resta vuota, resta disabitata. Se invece è costruita in comune, diventa fruibile per chi arriva dopo.